Siamo da Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, la liturgia di questa ventesima domenica del tempo ordinario, con l'episodio un po' sconvolgente della guarigione della figlia della cananea, dove Gesù assume degli atteggiamenti che a prima vista possono sembrare quantomeno inusuali per una persona come lui, ordinariamente caratterizzata da un tratto pieno di amore, di dolcezza, di disponibilità e di condiscendenza. Insomma, sembra non soltanto ignorare, ma anche trattare un pochino duramente questa donna disperata, che aveva una figlia indemoniata, e chiedeva semplicemente a Gesù quello che lui ordinariamente faceva. Gesù, durante la sua vita pubblica, come sappiamo, predicava il Vangelo, guariva i malati, liberava gli indemoniati. Questo ci dà la sintesi della sua attività apostolica nella sua vita pubblica, un frammento del Vangelo di San Marco che proprio descrive in queste tre attività, oltre alla preghiera che ha sempre caratterizzato Gesù e la formazione degli apostoli, e quindi quello che ha fatto durante i suoi 3 anni di vita pubblica. Ha un atteggiamento che appare sconcertante, e chiaramente si capisce la ratio di questo comportamento strano di Gesù al termine: donna, davvero grande la tua fede. Quindi il Signore ha voluto mettere alla prova innanzitutto l'umiltà di questa donna, insomma, sentirsi dire non è bene prendere il pane dei figli e gettare ai cagnolini, e rispondere: certo, io sono una povera cagnolina, signore mio, però ricordati che i cani si spammano del ufficio che cadono dalla tavola dei padroni. Io, nell'altro mio, ho detto: chi di noi, sentendosi trattare così da Gesù, avrebbe risposto in questo modo? Non avrebbe detto: ah sì, ma questo sarebbe il Messia, o te faccio vedere io, comincio a fare tutta la tavola di Lea, cominciato in giro: guarda che bel Messia, guarda come ha risposto. Io mi sempre: e se avessi risposto così a un parrucchiano? Mi viene dentro l'ufficio e dice: però là sta mia figlia che sta male, non le rivolse manco la parola, figuriamoci. Io do tempo 3 minuti a fargli tutta sermoneta e un quarto d'ora a fargli tutta la diocesi. Capite? È un atteggiamento che sembra sorprendente, no? Però era finalizzato. Questo ci fa capire, come dicevo ieri sera, e adesso vorrei avere un altro capitolo, che noi dobbiamo stare sempre molto attenti a non giudicare le opere di Dio e a non chiedersi mai nella nostra vita i perché al nostro Signore. Ho sentito dire da un santo sacerdote l'altro giorno, citando tra l'altro un santo libro, che all'inferno c'è come parola comune la parola perché rivolta a Dio. Perché a Dio non si dice. Perché Dio lo sa quello che fa, siamo noi che non capiamo quello che fa. Pensate se uno si mettesse, avesse sentito, no? Così come prima di giudicare una situazione, bisogna conoscere tutto e bene. Perché supponiamo che il Vangelo fosse finito a: non è bene prendere il pane dei figli e darle ai cagnolini. Che idea c'è? E non: donna, davvero grande la tua fede, ti sia fatto secondo quello che desideri. Capite, no? Poi pensate anche a tante sciocchezze che si fanno oggi con la scusa del giornalismo selvaggio. Prendo una frase, d'accordo, estrapolata da un contesto, la sbatto in faccia a tutti per gettare fango contro le persone. Ah, guardate, io ho un'esperienza di questa, che ci potrei scrivere un'enciclopedia su questo qui. Fortuna che, grazie a Dio, ci sto registrando delle cose che dico e che faccio, d'accordo? È un atteggiamento scorretto. Io ho conosciuto vescovi, io personalmente, che giravano sempre con i registratori in tutte le celebrazioni, perché temevano che i giornalisti facessero un uso, come dire, non buono delle loro affermazioni. Ecco il testo integrale, leggi bene e capisci quello che ho detto. Con Dio queste cose qui vanno 400 volte tanto, perché noi non capiamo le opere di Dio. Isaia dice: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Tanto il cielo sovrasta la terra quanto le mie sovrastano la nostra vita. Di pensare quanto sia espressione di una fede quasi inesistente il comportamento di chi si mette a chiedere spiegazioni al Padre Eterno. Comincia a dire: perché? Perché, siccome Dio, siccome ha fatto così, non metti più in chiesa, imitando tra l'altro i comportamenti di anche alcuni laici, anche esponenti del mondo dello spettacolo o della musica, che blasfemamente si sono permessi negli anni passati di mettere Dio sul banco degli imputati. Accicchia, insomma, mettere Dio sul banco degli imputati, insomma, ce ne vuole un pochino di coraggio, casomai siamo noi che dobbiamo rendere conto a Dio delle cose che facciamo, non certamente viceversa, Quindi questo è il primo parametro su cui, a mio avviso, occorre un pochino riflettere.
Il secondo è l'espressione di Gesù: donna, davvero grande la tua fede, che spiega il perché di quel comportamento di Gesù. Noi sappiamo che Dio, questo è tradizione e patrimonio comune della spiritualità e della dottrina della Chiesa, a volte mette alla prova la nostra fede. Ci sono dei casi emblematici, pensiamo alla vicenda biblica per esempio di Abramo. E perché fa questo? Fa questo perché vuole che l'uomo si fidi di lui senza condizioni, senza se e senza ma, credendo fermissimamente, attenzione, alla sua bontà, alla sua provvidenza e al fatto che lui sa quello che fa anche quando io non ci capisco niente. E questo perché? Passaggio successivo. Tenete presente una cosa. Nel Vangelo di San Giovanni, se uno legge il Vangelo, ha subito questa impressione. Secondo San Giovanni esiste un solo peccato grave. Dice, che bello. Niente è peccato, soltanto una cosa. Sapete qual è la cosa grave secondo San Giovanni? È non credere a colui che il Padre ha mandato. In continuazione, così lo si riscontra. Gli esegeti che commentano questo Vangelo chiaramente spiegano perché San Giovanni spinge sempre su questa cosa, cioè non credono, non credono. Dice, quindi basta credere in Gesù? E no, perché qui si tratta del credere in senso forte, cioè se tu credi che Gesù è il figlio di Dio, veramente, è chiaro che ogni parola che lui dice, tu la prenderai come parola veramente di Dio, non a chiacchiere. E per cui anche se Gesù dovesse dirti una cosa impegnativa, come per esempio in alcune parabole, no? L'altro giorno mi sa mediare, quante volte dovrò perdonare a chi pecca contro di me? Fino a 7 volte, no? Fino a 70 volte 7. Cioè devi perdonare sempre. Devi perdonare sempre, io non ce la faccio. Ma ha parlato Dio o ha parlato un sant'uomo in Gesù? Capite? Questo vale per tutto questo qui. Allora, la fede, quando è autentica, è evidente, si legge nel catechismo della Chiesa Cattolica, che non è semplicemente un dire sì per il Signore ci credo in Dio, ma io credendo in Dio, San Paolo Apostolo, automaticamente, se la fede è autentica, la fede mi porta a quella che si chiama l'obbedienza della fede, cioè tutte le cose che Dio ha rivelato, sia in ordine a ciò che è da credere, sia in ordine a ciò che è da fare, il bene e il male, che non lo decido io, cos'è, ma lo ascolto e lo ricevo come rivelazione dal Signore, certo che lo farò. Se non lo faccio, se non ci credo a qualcosa, a qualche verità, o non faccio qualcos'altro, il problema non è la singola verità o quell'altra, no? Qui per esempio, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Voi ci credete che il demonio esiste? E che esistono le possessioni diaboliche? O no? C'è gente contemporanea che commentando questi Vangeli, io dico, non so con quale capoccia, dice, ah, qui stavano 2000 anni fa, quindi questa era una psicopatica e se pensavano che fosse indemoniata e la chiamavano indemoniata. Solo che se uno pensa questo, dico, figlio mio, ma chi è intervenuto è il nostro Signore Gesù Cristo, sì o no? E il nostro Signore Gesù Cristo era capace di distinguere uno psicopatico, perché esistono psicopatici, sapete quando ce ne stanno psicopatici in giro, ma da un indemoniato? Sì o no? Credo di sì, no? E se il Vangelo c'è scritto che questo è indemoniato, non è psicopatico, perché era indemoniato, d'accordo? Una volta disse la San Giovanni Paolo II, ah, ci stanno un sacco di teologi che non ci credono più al demonio e all'inferno. Sapete cosa risponde Giovanni Paolo II, il grande San Giovanni Paolo II? Non credono al demonio e all'inferno, allora non credono neanche a Gesù Cristo, ditelo da parte mia, perché Gesù Cristo è venuto sulla terra per distruggere le opere del demonio e per salvarci dall'inferno, non è venuto per altri motivi, eh. Se uno va a stringere all'osso, è venuto solo per questo. Perché se tu non ci credi, andiamo all'inferno, cambia fede, cambia religione, diventa buddista, diventa che questi fanno una bella filosofia, lo fanno stare tranquillo nella vita terrena. Ma non sei cristiano, non sei cattolico. Capite? La prima lettura, ne sono altri esempi, oggi con un problema molto diffuso. Nella prima lettura si dice che gli stranieri, non il popolo di Israele, erano bravi nel non profanare il sabato. Voi sapete che il sabato nell'Antico Testamento era il giorno santo. Che fine ha fatto la domenica per noi cattolici oggi? Sempre San Giovanni Paolo II ha scritto una
bellissima lettera enciclica, il capolavoro, che si chiama La Dies Domini, il giorno del Signore. Se voi ogni tanto vi affacciate nei banchetti dove c'era un po' la stampa, c'è un muscoletto che si chiama La Domenica, il giorno del Signore, che è quasi integralmente copiato, una sintesi di questo documento di San Giovanni Paolo II, d'accordo? Che fine ha fatto la domenica oggi? Quanti fedeli? Perché se tu apri il catechismo della Chiesa Cattolica, non un discorso astruso di qualche mattacchione che si inventa le sue esagerazioni, se tu apri il catechismo della Chiesa Cattolica, trovi scritto che se manchi alla messa domenicale senza una grave necessità, non sei esente da colpa grave. Cioè non è come se ho fatto un peccatuccio di gola, mi sono mangiato una cofana di pasta anziché ho esagerato un po'. No, no, una cosa grave. Ma quanti fedeli oggi percepiscono questo come cosa grave? D'accordo? Sono tanti? Non sembra che siano tantissimi, perché secondo le statistiche, lo sapete che quasi il 90% dei cattolici oggi si definisce, scusate, degli italiani si definisce ancora cattolico. Dove stanno tutti quanti questi cattolici? Io non ci sarei tanto di parrocchi, poi ci abbiamo, siamo tra confratelli, quindi ci parliamo in giro, no? La media in alcuni posti sta intorno al 10%, gli altri 80% lo stanno. Lo sparisce. Voi sapete che quando opportunamente la Chiesa cominciò a lavorare per il Concilio Vaticano II, questo lo raccontavano i pochi di cardinali che lavorarono al Concilio, erano preoccupati negli anni 60, perché pensate un po', la percentuale dei cattolici che andavano a messa era precipitata al 60%, perché sapete 100 anni fa quant'era la percentuale di gente che andava a messa la domenica? Tra l'80 e il 90%. Sono numeri questi qui, Un altro numero l'ho letto sul giornale, pensate come siamo ridotti oggi. A venire di questa settimana, una coppia di 3 giorni fa, a me mi sono infarto, perché c'avevo i dati ancora un po' addietrati. Lo sapete a Milano i numeri sui matrimoni? Siete pronti? Non saltate dai banchi, Su 100 matrimoni, 75 si sposano al comune, il 75%. Allora, voi capite come, e guardate che sicuramente in quel 75%, cioè così come le libere convivenze, è gente che scrive: ma tu sei cattolico? Per carità, certo che sono cattolico, d'accordo? Però si fa sacramente, cioè se uno sposa al comune è la stessa cosa, no? Cioè, non è che uno vuole fare un processo, vuole metterli in croce, vuole crocifiggere o fare qualcosa, no? Ma che cosa ti fa capire questo? Cioè che quello non ha neanche lontanamente un'anticamera, non gli passa l'anticamera del cervello, che cos'è il sacramento del matrimonio e la sua importanza dentro la capoccia sua, non c'è, e quindi agisce le conseguenze. Ma ora la persona ce la vede, è cattolico come, d'accordo? È cattolico perché c'è scritto il registro e il nome sul registro del battesimo della parrocchia dove è stato battezzato, capito? Ma adesso in diocesi, grazie a Dio, è finita la croce dei certificati di comunità. Al vescovo crociato bisognerebbe fare un momento solo per questo. Ma tu pensa al povero parroco, sapete come funzionava un tempo, no? Tu devi fare da patrimonio, da maniera di battesimo, devi andare dal parroco a chiedere il certificato di comunità. Cioè io dovrei dire di una persona, grazie a Dio, quasi poi non è mai successo, perché quindi parlo di certe pregresse che nessuno soffre. Cioè, io una persona che non ho mai visto in vita, sono 8 anni che sto a parrocchia, non l'ho mai vista, mai. Io devo fare da patrimonio di Cresima di X. Io dovrei dirgli fammi, lo faccio. Cioè, perché per fare da patrimonio di battesimo di Cresima, prega che deve essere San Francesco, d'accordo? Se no, è un minimo, però un minimo, cioè un cattolico praticante almeno dovresti essere. Allora che dobbiamo fare? Se io non ti ho mai visto a messa in 8 anni di vita, d'accordo? Tu mi dici, va bene, vado a messa all'Immacolata. Facciamo un atto di fede e di orologare, d'accordo? Capite? Ma come si fa? Allora oggi c'è questa situazione che è una situazione critica e che coinvolge tutti quanti, perché i vescovi sono tutti quanti preoccupati, non preoccupati in senso negativo, ma sono al lavoro su questo punto di vista, no? Tutti, io qui ne ho conosciuti due, sono stati con due, sotto punti di vista differenti, ma sono entrambi preoccupati di questo e sollecitano i sacerdoti, no? La fede deve essere formata. Allora, ci sono molti fedeli che si lamentano e dicono però tante cose non le sapevo, però il parrocchio non si fa niente.
Io ci vedo sempre poco, però che insegno niente. Io so che dalla mia esperienza di molti confratelli che cercano di fare qualcosa, non sempre le risposte sono adeguate, capite? Perché mia madre mi diceva che chi c'ha il pane non c'è denti, e chi c'è denti non c'è il pane. La fede indubbiamente va formata, perché altrimenti tu ti illudi. Le prediche che faceva il mio caro amico Don Anselmo, parlo di Santa Maria Coletti, bellissima questa qui, lui diceva sempre: un conto è la fede, un conto è l'illusione della fede. Mi rivendo roba con lui, quindi ho dato il copyright. Diceva: la fede è io credo, dico e faccio quello che Dio dice, dopo averlo imparato e conosciuto. L'illusione della fede è io credo in Dio e faccio quello che dico io, e guai se qualcuno si viene a azzardare a dirmi che mi sto sbagliando, perché come si permette di parlare a me che già so tutto? È atteggiamento da perfetto fariseo, d'accordo? Capite? Questo oggi è un problema. I drammi che stanno nelle parrocchie, cioè, adesso non so qui che ovviamente i catechisti disperati dopo la cresima spariscono tutti i ragazzi. Ma come fanno a sparire i ragazzi? Voi capite che noi abbiamo un'ora a settimana contro quante ore a settimana stanno. I ragazzi che in un mondo sono bombardati dalla mattina alla sera, ma che ci fai in un'ora a settimana? Capite? Ma questo vale anche per vedere tutti. Dicevo la messa precedente. Se io sono tutto il giorno, voi a guardarmi le telenovelas, e scherzavo dicendo, quando io avevo 14 anni, c'era una telenovela che si chiamava Beautiful, qualcuno mi dice che sta ancora in giro la puntata numero 10.477, che dico, allora, in queste telenovelas, cosa c'è? Che io sono sposato con Tizia, però poi mi innamoro di Caia, e vado con Caia, poi ci ripenso, mi torno da Tizia, però mi capita ancora, me ne vado da Sempronia. Cioè, uno lo vede tranquillamente, ma questi sono tutti quanti adulteri, capite? Cioè, se io vivo in continuazione questa roba qui, anche se io sono tanto buono, mi si va quasi spontaneamente formando nel cervello, cioè, beh, ma che sarà, insomma, sarà mica la fine del mondo. Figuriamoci, fino al quinto secolo, se confessavi a un tempo, ti davano manco la soluzione, c'era la penitenza per tutta la vita, c'era adulto. Quindi, cioè, da qua a non è niente, cioè, ci sarà una piccola differenza. Allora, oggi più che mai è urgente che la nostra fede sia formata, capite? Perché noi non possiamo formarci dal telegiornale, dai quotidiani laici e dal resto, perché la società ha preso una direzione differente. È una sfida per noi, come ci esortano le autorità della Chiesa. Noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo interagire, dobbiamo anche dialogare nei limiti del possibile, ma dobbiamo anche capire e scoprire la nostra identità. Cito un altro sacerdote per qualche notizia, Don Adriano Bragazzi, monaco. È un sacerdote, insomma, molto, molto aperto, molto simile come stile a Papa Francesco. Io mi ricordo come se fosse ieri, due scene, io sono stato in parrocchia insieme, la domenica se ne esce e dice: uè, la domenica è il giorno del Signore, ai centri commerciali a fare la spesa non si va. Tutti con gli occhi, c'è un Adriano, tutta una cosa del genere, ma i centri commerciali la domenica non si va. La domenica si va a messa, c'è stata una famiglia, cioè si riposa, non si va a fare shopping. Fare shopping è un'usanza laica, non è che ci vuole il prete che te lo diceva al pulpito, uno ci arriva il giorno. Un'altra volta entrò in chiesa, c'era il coro che stavano facendo le prove dei canti, stavano esagerando con il vociare, e uno stava mette a piangere, cioè che fece degli strilli. Io la prima e l'unica volta l'ho visto Don Adriano così. Don Adriano. Don Adriano, se voi lo incontravate, c'era un sorriso a 32 denti perpetuo stampato in faccia, pieno d'amore. Io imparavo, ho cercato di imparare con poco successo qualcosa da lui, capite? Era proprio una bontà, ma alcune cose è evidente, no? Perché la bontà non significa grossolanità e volemo sentire, insomma, come dicono a Roma, no? Cioè, il luogo sacro esige rispetto, il giorno del Signore esige di non essere profanato. Te lo dico con sorriso sulle labbra, ma se tu esageri in chiesa, adesso le sta a figura lui, gli ha preso una botta tipo Gesù che pia le fruste e va nel tempio, capite? Allora, concludo perché non desidererei dilungarmi troppo. La nostra vita bisogna essere formata, anche la mia. Cioè, tutti quanti noi dobbiamo essere aperti, il Signore che ci parla, se lo ascoltiamo ci fa crescere, capite? Perché la fede l'abbiamo ricevuta giorno del battesimo, ma è un germe che deve diventare un albero grande. Divento un albero grande, tanto quanto permetto a Dio di concimarmi, di innaffiarmi, mi mantengo umile e tranquillo, sapendo che l'uomo è grande in due circostanze: quando ammette di aver sbagliato,
e quando è cosciente, come diceva già il buon Socrate, di non sapere. Non è un saccente o un superbo che pensa di sapere già tutto, ma sapendo di non sapere, permette al Signore, attraverso le vie e i mezzi che sa, di continuare a istruirlo, a farlo crescere e a formarlo. Siamo la data di Gesù e mai. Santa, Santa.